Buona mattina, buona domenica a tutti, settimana 15, ottava edizione Sbordone League in campo, apre l'ultima giornata di Bronze League, la giornata 14, si chiude la regular season dopo che ieri abbiamo visto la chiusura della Silver League con la vittoria del titolo da parte del Tavernello, pareggiando 1-1 col Sassuolo. Dunque, oggi si gioca anche l'ultima partita, l'ultima giornata di Bronze League. In campo ci sono Palermo e Patetico Madrid. Il campionato lo ha vinto la formazione di Galacticos la settimana scorsa. Oggi si parte con una sfida tra le ultime due della classe. Patetico Madrid quota 10 punti davanti al Wimbledon che ne ha 15. Il Palermo è dietro a 8. Se dovesse vincere il Palermo concluderebbe la stagione al settimo posto, quindi è un match per chi non sarà l'ultimo in classifica, dovendo poi partire dal peggior punto per i playoff d'Europa League. E allora le formazioni: il Palermo, Donadoni, Schioppa, Maggiulli, Gallo, Costaiola, Tonacci e vediamo un po' Gatta. Patetico Madrid, c'è Varchetta dopo la partita di ieri col Cardiff, c'è anche la Cava, Faella, Solimene, De Rosa, Di Somma e Falvo. Falvo giocherà a centrocampo. Mister Orabona più nervoso che mai per i continui orari super mattutini. Ci sta mister. Bronze League finalmente col sole, una mattina abbastanza soleggiata rispetto alla domenica passata, dove addirittura in questo momento mister si giocava con la neve, il ghiaccio. Prova Solimene. Falvo che ieri si è reso protagonista con un gol clamoroso all'ultimo minuto, pareggiandosi a 6 contro il Crystal Palace, risultato come un gol vittoria, almeno io credendo assolutamente che sarebbe stato il gol che avesse dovuto decidere il match. Vabbè, sto cagaiando un po' mister, non mi sento ancora in forma stamattina. Coniugo male proprio i verbi, cioè non ci sono proprio. Vai 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 vai! Occhio Di Somma! Bene! Mamma mia, che contrasto! La Cava? Ma che cazzo fa? Sbaglia, poi la palla in verticale! La Blonda ha calciato? Poi Costaiola. Occhio al pallone Vescolaro che è entrato al posto di Schioppa, che ha abbandonato il campo facendo posto al titolare Scolaro. Occhio a Tonacci, poi Gatta, vediamo un po', cerca il lancio profondo, Faella. Faella gran ritorno dalle nostre parti, lui che ha militato nello Stratton, tornerà in primavera quella squadra. Maggiulli, occhio! C'è un contatto. Scolaro. Vediamo un po' se carica il destro o no. Tonacci, prova lui! Di Somma, per Falvo. Recupera il Palermo che poi si distende con Costaiola, la sterzata. Falvo, attenzione. The Cave, allarga per il sultano, tocco centrale, Faella scende, porta il pallone, sbaglia il tocco. Gallo, Tonacci, si va da Costaiola, cerca il tocco dentro a Gallo che con la mano, che gioiello di ignoranza per lui. Questa è da top. Scolaro per Costaiola. Falvo che allargava in direzione di Somma, il tocco di ritorno, Costaiola esce, vediamo la Cava. Tonacci, provato di destro, Solimene esce bene, poi di Somma, Falvo di prima, Maggiulli, anzi Costaiola. Tonacci, Marchetta, ragazzi, impazzito, impazzito. Ma santo Dio! Ma che è stato fatto? Non ci credo, è finito! Ti piace la scelta di saltare! Chi è il mister? Oddio! Guarda! Ma che Cristo!
Piovono smadonnate di ora buona dalle retrovie. E allora punizione Tonacci. Vediamo un po'. Prova il Palermo, il tocco, lo schema. Ma che schema è? È partito Miranda Faella. Va bene. Un po' fallo, eh. Ma tuo padre è una grecca. Che insulti all'arbitro da parte di Rabona. Attenzione al pallone. Grazie. Ma deve... Prolungamento di Costaiola verso Tonacci. Prima ancora De Rosa. Occhio, intervento di Faella, fallo. Proverà Maggiulli col sinistro. Murato sempre 0-0. Palla dentro, salta la Solimene. Mamma che zuccata, eh. Ah no. Gatta, no. Arriva Falvo. Di somma. Tocco centrale, Tonacci. Flipper. Arriva da Cave. Occhio qua, sbavatura di Maggiulli che resiste. Spara su The Cave. Maggiulli, anzi Costaiola. Prova col destro sul fondo. Stavo per cominciare la ripresa di Patetico Madrid-Palermo. È stato un cambio tra i pali del Palermo. De Simone tra i pali, Donadoni è uscito un attimo. E allora sempre 0-0, ragazzi. Partita da under 1.5. Tanto equilibrio. Poco spettacolo, direi. Tanto Scolaro, grande accelerazione, palla dentro. Saltano tutti. The Cave. Vai, segna visto con l'ottavo. Col tacco Tonacci. Sarà angolo. Occhio la palla che rimane lì, ragazzi. Ma quello è un retropassaggio, eh. Quello è un retropassaggio bello e buono. Ancora Falvo lo sapeva benissimo, perché si è fatto piccolo piccolo sul palo. E questo è l'altro retropassaggio. No, questo no. Questo è un po' di tocco di Tonacci solo. Un po'. È evidente. E col tacco. Ragazzi, la cosa più triste e misera è che siamo sempre 0-0. La partita non si sblocca. Ma a parte che ci sono stati, penso, due tiri in porta in tutto l'arco del match. Mister, lei. Gatta che accelera, Tonacci non arriva. Occhio Solimene che ostacola anche il suo compagno. La blonde, palo rete! La blonde, l'ha sbloccata. Occhio perché ha già battuto il Palermo. Gatta. Una squadra la tengo. Gatta, palla dentro sul primo. Costaiola si coordina. Di somma col sinistro. Ha pareggiato. Ha pareggiato il patetico. Per cambiare. Per cambiare le cose. Ha segnato la cava. Ha segnato la cava. Spizzata di De Rosa. Colpo di testa in rete. Sorto un problema molto molto grave. Accidenti, improvvisamente scomparsa. Deve giocare tra poco. E allora Costa, Iola, Falvo, Maggiulli, ping pong. Patetico in vantaggio. In questo momento sale a 13 punti. Conserva il settimo posto in campionato, a meno 2 dal Wimbledon. Occhio la cava col destro Donadoni. Mister, siamo in vantaggio? Sì. Come la pensa? 2-1 come il Napoli ieri. Sì. Ora? Ultra difensiva. Ora, ancora analogico. No, no, continuiamo a giocare. Ecco. Fino all'ultimo. Mister, ti ho salvato la vita. Mi hai salvato la vita, guarda. Gallo, Gallo, venga là, eh. Venga là, eh. Mo venga. Aspetta ma poco. Mi sa comunque non mi hai salvato. Sono stato più veloce di Matrix. La mano così la giù così.
Faella, cerca la cava. La cava! Che forse proprio la spizzata l'avrei dovuta prendere sul gol. Non lo so. Salta di somma. Marica! Bravo! De coach. Va bene? La cava, cerca di somma. Occhio, entra in area, sinistro, palo! De Rosa non calcia sulla respinta del palo a porta vuota. Riparte il Palermo. Grande chiusura di Solimene. Spalla contro sta spalla. Arriva Maggiulli. Ma che succede? La cava, palleggio, la cava. Adriano. La cava. Vola giù. Faella al rinvio. Donatoni, boh, uscito fino al centrocampo, impazzito completamente. Vuole fare le mie cose, Donatoni. Prova Maggiulli, campanile, rete! Rete clamorosa, Maggiulli! Fantastico, non so se è voluto o meno. È un gol bellissimo. Tutto fermo, regolare. Attenzione, scintille, entrano tutti in campo. Una bolgia, una bufera. Ma che cazzo fa? È gol, attenzione, è rosso. Espulsa Solim. Espulsa Rabona. Ma impara ad arbitrare. Ti devo roppe se no che tutto quanto si mettono a fischimo contro anni. Occhio a pallone dentro, salta Faella, Tonacci. Bufera dopo il gol di Maggiulli. Tutti cercavano la deviazione della rete. Io personalmente non l'ho vista. Per me il gol era regolare. Anche il signor Schioppa da bordo campo ha visto il gol era regolare. Secondo noi sì. Solo secondo me no. Solo secondo il direttore di gara principale è stata la deviazione della rete. Sono fidato. Stiamo un po' facendo questa. Incredibile, Rabona! Contro tutti. Posso anche picciarti, Rabona. Oh, ma che cazzo è? Vai, Maggiulli sbatte su Solimene, falvo. Oddio, si ostacolano a vicenda, riparte De Rosa. Gallo, Solimene, non mi prendere, grazie. Gran sciabolata per di somma. Ago! Ora Ago De Rosa. La cava. Palla dentro, vediamo, occhio. Sguscia tutto. Con le mani Solimene. Occhio che si arrabbia tantissimo. Salta Maggiulli. 2-2 il risultato, giusto? Non cambia nulla in classifica. Il Palermo salirebbe a 9. Il patetico a 11. Meno 4 da Wimbledon. Baciateci il nostro sederino. Occhio, scintille ancora. Miki, ci devono baciare il sederino. Coloro che si definivano la squadra principale ci hanno definito succursale, Miki, questi qua. Se siete i nostri subordinati. Siamo 5 punti sopra. Buona! Antonio, siete a sci. Fai al volo, deviato! Donadoni! Miracolo! Miracolo! Questa è una parata... La dice lode, Faella col destro. Ma se... Occhio a Maggiulli. Carica al sinistro. Finisce 2-2. Non cambia nulla in classifica. Solamente qualche rimpianto per il Palermo che magari poteva vincere, abbandonare l'ultimo posto in classifica. Dice. Rimane così.
la classifica di Bronze League, almeno nelle ultime due.